Non c'è modo migliore di iniziare il nuovo video di Ark? Cagando addosso a Cry mentre dorme. Piangi, piangi! Ciao a tutti ragazzi, sono Cordian, ancora una volta muoio dal caldo e ben ritrovati nel mio canale. Nell'episodio di oggi di Ark mi è venuta un'idea malsana. Visto che fa un card della Madonna, visto che al telegiornale ovunque si sente di malori delle persone, ovviamente ragazzi, perché è un cardo e fra quelle persone ci sono anch'io che a breve avrò un malore, in tutta Italia ho detto facciamo un episodio divertente, tra virgolette, carino, un po' satirico se vogliamo, ovviamente si fa per scherzare, in cui mi fingerò un membro del soccorso civile, della protezione civile preistorica cretacea, e andrò a prendere la gente con Reginette, il nostro nuovo pterodattilo. Perché vi ricordo, Regina è morta. Quindi io e Clan abbiamo preso Nante, abbiamo fatto Reginetta, l'abbiamo chiamata Reginetta. Andrò in volo, prenderò la gente e la butterò in acqua. Perché? Per farla rinfrescare un po'. Perché anche oggi, ragazzi, sono a petto nudo, ve lo conferma, non ce la faccio a mettere una maglietta addosso. Vi volevo comunicare una cosa. Come detto su Facebook, quindi vi invito a iscrivermi alla mia pagina Facebook, perché è lì che scrivo tutte quante le notizie. Volevo iniziare, visto che mi risulta anche difficile stare davanti al computer che sto sudando anche ora, volevo fare fino a che dura sto cardo insopportabile, sicuramente fino ad agosto ci ammazzerà, volevo fare un video al giorno, quando riesco due, quindi la frequenza di due video al giorno non ve la prometto, però una, due, tre volte a settimana, quando riesco e quando me la sento, farò due video al giorno per il canale. Riprenderò poi a settembre a farne due tutti i giorni, come avete sempre visto, perché ragazzi è veramente un cardo allucinante, quindi preferisco fare un video al giorno e me ne vado al mare, non ce la faccio più. Se non vado al mare, in casa sbombolo, non c'è ricircolo d'aria né nulla, sicché muoio. Comunque, iniziamo. A parte che lagga da morire, c'è un signore qui che sta tamando un brontosauro. E ce n'è un altro nudo. Aspetta, eh. Buongiorno, signore. Buongiorno. Buongiorno. Com'è? Tutto a posto? Buongiorno, protezione civile preistorica. Prego, si agganci. La porta a rinfrescarsi. Venga dietro, signore, le sta per prendere un collasso, eh. Se lei non viene qui, le prenderà un collasso e svenirà. Venga qui. Aspetta, venga, signore, la porta a fare un bagno, eh. Come si sente? Ha giramenti di testa? Nausea? Vomito? Ha qualcosa? Sto per morire. Vai, buttate in acqua. Eccoci. Allora, si è rinfrescato? Venga, la riporto su, la riporto ai suoi doveri, venga. Perfetto, grazie mille. Ma se si muove, o lo piglio. Eccolo. La riporto ai suoi doveri, come si sente, un po' meglio? Molto meglio, grazie. Niente, niente, la riporto subito qua, eh. Lei sopra il brontosauro, si sente bene? Vuole fare un bagno? Ah no, sta piovendo! Che No, culo! al momento stiamo per ricominciare il timing. Ma sta anche iniziando a piovere, lei ha avuto molta fortuna. Ah, cioè, Vuoi piove. vedere come si tama velocemente un animale? Come si tama velocemente? Aspetta 2 minuti e ti faccio vedere. Ah vabbè, perché c'ha la fama zero, ma come fate a abbassargliela così tanto? Come? Come fate a abbassargli la fame così tanto che ce l'ha zero? Stimberry e Narcoberry. Ah, con gli Stimberry e Narcoberry si abbassa la fame? Gli Stimberry abbassano il torpore, quando mangiano le Narcoberry gli scende la fame, per cui continua a fare alzare e Ah, questo non lo sapevo. C'è sempre qualcosa da imparare. Quindi, abbassare. ragazzi, Aspetta, guardate. scusa un secondo. Ok, parla adesso. No, dicevo, no, non lo sapevo, ha fatto bene a dirmelo, grazie. Come vedete, sti ragazzi stanno tamando un brontosauro. Vediamo un po'. Guardate, bello. Come lo chiamerete? Questo Titino e l'altro Titina. Titino e Titina, perfetto. Guardate, veramente bello, ragazzi, cioè. Guardate com'è grande Titino. Stanno tamando un brontosauro e gli hanno già messo anche la sella. Che spettacolo per davvero. Guardate qui come dorme. Pare.
Pare nel... Oh, ma cavolo fammi, va a prendere questo. Pare davvero un elefante. Che spettacolo. Mamma, pare un elefante. Pare 100 volte un elefante. Che spettacolo, veramente che spettacolo. Ma quant'è? Unconscious? Ma direi che gliela può mettere la carne, no? Non ce n'ha più di fame. No, 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 mi devo aspettare. Ah, ancora. Quando non arriva quasi a zero proprio. Esce quasi. Vediamo un po' la fame del dinosauro 371. Vai, allora aspetto, voglio vedere quando si alza. Guarda, gli manca veramente poco. Siamo a 350 di cibo. Vediamo un po', ragazzi, sono curioso di vedere se si alzerà subito. È difficile, però. Questo vediamo. È Titino. Giù c'è Titetta. Titino, Titetto, Titina. Mamma, è casino. Vuole. Mi vuole. Ma l'ho già fatto il bagno io, Mi vuole buttare in acqua. L'ho già fatto il bagno. Dove mi porta? 50. Oh, sono caduto, mi sono glitchato. Si parte? Si parte! Vai! Andiamo un po' a livello. Vediamo quanto sale, il timing. Vediamo. Mamma mia, quante mesoberry che ci ha messo. Però non vedo la barra. Non vedo la barra del timing, a quanto è? Al solito, ragazzi, le cose belle di Ark, si parte con l'idea di fare un episodio e poi succede sempre qualcos'altro. Adesso gli ci vuole un attimino per recuperare gli 11.000 di cibo. Cazzo! Mi sa che vado a fare un giro e torno quando sei rialzato, tanto ci vorrà un pochino. Mi sa che per riempire tutto ci vorrà un attimino, siamo a 800 adesso di cibo. Sì, ci vorrà un po'. Va bene, signori, a dopo. A dopo, allora, ciao. Prendiamo reginetta e andiamo a prestare, facciamo il soccorso civile alla gente che sta soffrendo il caldo. Come vi dicevo, guardate bello, c'è il brontosauro sdraiato con la sella e se lo stanno tamando, ragazzi, che veramente che... Che spettacolo questo gioco, e come dice sempre anche Cry, che concordo pienamente, parti con l'idea di fare un episodio, boh, oggi faccio vedere il delfino, poi succede tutta un'altra cosa. E anche la bellezza di questo gioco è che ha veramente tantissimo contenuto da offrire. Ragazzi, tipo 25 dinosauri appena uscito il gioco in accesso anticipato. Mostruoso. Davanti a noi altri due giocatori che corrono. Vediamo se riesco a prenderne uno. Vediamo, Buongiorno. Salve. Mi sentono? Aspetta, aspetta, questo qui. Aspetta, vediamo se riesco a prenderlo. L'ho preso? L'ho preso. Buongiorno, protezione civile preistorica. C'è molto caldo, ha senso di nausea, vomito, giramenti di testa? Si sente male, signore? La porto a fare un bagnetto, che oggi è troppo caldo, venga. Faccia un bagno. Signore, ma lei non ha capito, sono della protezione civile preistorica. Ah, capito. Siccome è caldo, porta la gente a fare il bagno, lei vuole fare un bagno? No, grazie. Ma come no? Così. Ma non ha caldo con quell'armatura addosso? No, no. Tutto a posto allora, niente, niente bagno, via. Ma dove è andato il suo amico? Dove è andato? Non allora è giù. No, 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 è laggiù, è laggiù, è laggiù. È laggiù, arriva. Ho un'idea. Perché non andiamo in miniera? Lei, signore, ha caldo? Vuole fare un bagno? Ora vengo giù, intanto inizio ad andare. Figa grande power. Cori. Aspetta, aspetta, la porta a fare un bagno che è troppo caldo oggi, aspetti. La protezione civile preistorica. Certo, ce l'ho tutte io le demarzane. Giusto.
Dove è andato? Venga, venga, la porta a fare un bagno, signore. È caldo. Rischia un collasso. Raffiamo Corridan. Oh, Simon, raffiamo Corridan. Raffiamo Corridan. No, no. No, tanto lo sgancio qui, lo sgancio. Beh, la visuale da qua è figa, eh. Metta subito giù il mio amico la freccio, la narcotizzo. La narcotella freccio, la narcotizzo. Mamma mia. Comunque io tornerei, ragazzi, a vedere che ne è del brontosaurino, perché ora sono, voglio essere partecipe alla nascita, al concepimento di questo nuovo brontosaurino che sta venendo alla luce, brontosaurino, brontosaurone. E nel frattempo, se mi mettete una coperta addosso e la mettete dentro una teca senza aria, insomma senza muffe, senza niente, che si mantenga nel corso degli anni, fra 1000 anni con la barba e i capelli lunghi avrò fatto la sindone, perché sto veramente sudando come un porcello. Torniamo a vedere un po' che fa l'ubrondosaur. Oh, qui certa gente, certa gente, aspettate. Aspettata. Buongiorno. 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 Protezione civile preistorica. Avete caldo? Vale. Nausea? Vomito? Volete andare a fare un bagno? No, no, grazie. No, no, stiamo bene così. Ma guarda, vi ci porto e poi vi riporto, prendi pure la stringa. Non lo volete fare un bagno? No, grazie. Va bene, se avvertite malori chiamate il 911, Vediamo, andiamo. Tutti che... No, perché hanno paura, che siccome c'è qualche infimo maledetto, tipo il... No, vabbè, ho tirato il nome a caso, che volano per la mappa, prendono la gente, li fanno, vuoi vedere il plesiosauro, e lo portano in mezzo al mare, lo sganciano, e poi ovviamente il poveraccio di turno muore affogato perché con la stamina non ci si fa a tornare a riva. Maledetti. Che punto è la nascita? Siamo ai puntini della barra timing. Ah, in fondo? Quasi fatto? Abbiamo appena passato i puntini. Siamo 2/3 almeno, se non di più. Buono. Guardatela come dorme. Guardatela. Il bello è qui che mangia di continuo, perché giustamente loro hanno utilizzato la tattica del farlo affamare, come vi ha detto, con le narcoberry, cioè narcotizzarlo, e poi le steamberry per denarcotizzarlo. Quindi lo narcotizzo, lo sveglio, lo narcotizzo, lo sveglio, lo narcotizzo, lo sveglio. Così la fame gli scende più velocemente, e quando gli avete portato la fame a zero, poi lui mangerà di continuo. E vi ricordo che è un erbivoro, ovviamente è brontosauro, quindi dategli le mejo o mejo berry, insomma come si chiamano. Mamma mia, fa impressione, ragazzi, quando mangia. Bellissimo, veramente, veramente bellissimo. È veramente stupendo. Mamma mia, quanto è grande, oh. Guardate là. Tanto. Guardate un po' di bestia. Lo sai che con questo, quando vai a raccogliere cespugli, poi fai laggare tutto il server, vero? Sul serio? Sì, sì, davvero, perché non è ancora ottimizzato. Tutte le volte tira botte di lag. È vero, eh? Sì, sì. Oddio, prepararsi al lag allora. Sì, 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 sarà tutta colpa tua, se lag al server, te lo dico. Ecco, verranno a prendermi tutti. Vabbè, ma con questo ti difendi, con questo spacchi tutto, non c'ha paura di nulla, di buono. No, poi la parte divertente è la vita, che gli aumenta 300-400 ogni livello che fa. Sì, sì, gli aumenta un casino. No, poi ho fatto bene a prenderlo. Hai fatto bene a prenderlo di livello basso, così ci mette anche meno a tamarlo. Sì, no, beh, livello alto... Ieri, no, l'altro ieri, stava tamando uno stego di 57, dopo 6 ore era ancora lì che si stava alzando la barra, abbiamo lasciato perdere. Ma io per prendere il coccodrillo livello 60 ci ho messo quasi 3 ore, un coccodrillo, eh. Cioè, è impressionante. Carne normale o prime? Carne normale e prime, però devi andare solo di prime a quei livelli, se no non ce la fai. Eh sì, se vai con la prima hai 4 per cui ancora te la cavi, però ci vuole veramente tanto. Ok, ragazzi, siamo al punto di partenza, io direi che per questo episodio è tutto.
dopo ogni video mi devo andare a fare una doccia. Comunque vi dico una cosa: domani, martedì o al più tardi mercoledì mi vado a tagliare i capelli. Occhio, tranquilli, per i 100.000 iscritti ce li saranno. Ovviamente non me li taglio corti, me li taglierò tipo alle spalle, massimo alle spalle, perché ora con tutta questa coda qui dietro impressionante sto morendo dal caldo. Quindi me li taglierò sulle spalle e poi per i 100.000 se ne riparla. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente lasciate tanti pollici in su come fate sempre del resto. Condividete il video su Google Plus, che dà una mano assolutamente al canale. Se volete dare un occhio al mio account Patreon, al mio progetto Patreon, lo trovate in descrizione. Ragazzi, fatevela prendere bene. Da Corridan è tutto, e per concludere il video, ovviamente, no, non mi scappa la cacca. Puh, li sputa. Allora, non mi scappa la cacca, invece di cacare addosso a Kai li sputa. Oh, piangi, piangi. Ciao.